Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice Creator. Clicca in basso a destra sul tasto Supporta un creatore ed inserisci Xiuderone. Dai! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi, finalmente è disponibile la patch notes 9.30, una patch notes ragazzi che vede l'arrivo di un sacco di roba super super interessante. Partiamo subito ragazzi dalle rotazioni delle modalità a tempo limitato. Arriverà la sfida tra cecchini in coppie, arriverà il terzetto, quindi dove si gioca invece in tre, e tornerà la modalità oro massiccio in squadra, ragazzi, tanta tanta roba. Ma ovviamente una delle cose più incredibili non è che il nuovo oggetto, ragazzi, lo sguazzo trangugio, come già ci avevano anticipato qualche ora fa nella sezione delle notizie. Quando questo oggetto viene lanciato, si lancia, diffonde liquidi in un'area ridotta all'impatto, il che vuol dire che se tutto il team ha bisogno di aiuto e sta fightando e voi siete fuori, potete lanciargli proprio fisicamente queste 6 lattine e creare un'aura di recupero energia, ragazzi. Conferisce salute, a meno che la salute non sia già al massimo. In quel caso, conferisce shield, quindi tantissima roba, ragazzi. Può guarire gli alleati, però può guarire anche i nemici. Attenzione, e può prolungare la durata dello stato di atterramento per i giocatori abbattuti. Quindi, se un giocatore dei vostri è giù e gli tirate sguazzo trangugio, è come se si stesse tirando, diciamo, un falò. Questa è l'idea. Vi faccio vedere comunque, ragazzi, il trailer di sguazzo trangugio che è davvero molto carino e lo andiamo a vedere direttamente dal sito di Epic Games. Guardate un po', ragazzi, guardate un po'. Cos'è bello. Come vedete, ragazzi, i compagni stanno recuperando vita. Va pure lontano, raga. Va pure lontano. E quindi, ragazzi, tanta tanta roba. Un oggetto che sicuramente sarà interessante da provare in game, anche perché appunto arriverà proprio con questa patch 9.30, ragazzi. Ma gli aggiornamenti ovviamente non si fermano qua, ragazzi, ovviamente c'è tanta tanta roba. Hanno rimosso il ritardo di estrazione del fucile pesante, quindi ragazzi molto più veloce tirar fuori il fucilozzo. Il recupero del fucile pesante, sono i recuperi sono ora applicati solo quando il giocatore trasporta più fucili pesanti. Quindi, ragazzi, una specie di ritorno di, non lo so, si può switchare veloce pump mitraglia. Per dire, ragazzi, si trova ovviamente, non vi ho anticipato che lo sguazzo trangugio lo potete trovare, ragazzi, tranquillamente nei distributori, nel lutaterra e nel bottino. Hanno, ragazzi, ridotto l'efficacia a lunga gittata del fucile da combattimento. Quindi, ragazzi, i danni a media distanza sono stati ridotti del 10%. I danni da lunga distanza, invece, sono stati ridotti del 20%. Quindi il pompa da combattimento, in poche parole, è stato nerfato. In magazzino, ragazzi, arco esplosivo, arrivederci all'arco. Doppie pistole, arrivederci. Dinamite, tanta roba tolta, ragazzi. Hanno rimosso l'abilità di cavalcare i proiettili del lanciagranate di prossimità, perché c'era gente che riusciva anche a fare questo, ragazzi. E i giocattoli adesso non compaiono più nel feed delle eliminazioni, ragazzi. Quindi tanta tanta roba. Hanno fatto ovviamente anche delle correzioni per quanto riguarda i bug e le modifiche. Ve ne cito alcune. Vi invito sempre ad andare a vedere la lista completa della patch notes sul sito di Epic. Intanto ringrazio tutti i ragazzi che stanno supportando il canale con una donation. Grazie di cuore, ragazzi.
I giocatori possono sparare immediatamente dopo aver usato una fenditura portatile. Quindi, ragazzi, tanta roba anche per questo. I droni da consegna, quelli che ci sono nei punti caldi, qualche volta si generavano sottoterra. A me non è mai capitato. Adesso invece non succede più questa cosa. O ad esempio il lanciagranate di prossimità si ricaricava automaticamente mentre si miravano i bersagli. Tolto anche questo problema. I falò potevano bloccare i danni da esplosione da angolazioni specifiche. Ci si poteva proteggere dietro il falò, ora non si può più farlo, parliamo ovviamente dei falò naturali da campo. I giocatori che venivano riavviati nello stesso momento mentre si trovavano sotto l'effetto di una fenditura, talvolta non entravano in modalità skydiving, quindi ragazzi, tanta roba sistemata. Adesso ragazzi hanno inserito invece nel game l'opzione tieni premuto per scambiare, che viene messa di default su no. Con l'opzione disattivata la raccolta torna ad attivarsi alla pressione del pulsante anziché al rilascio. Invece invertendo e mettendo su sì, la cosa è al contrario. Ciò dovrebbe portare ad un meccanismo di raccolta più reattivo. Quindi voi selezionate la vostra arma, tenete premuto mentre andate e switchate l'arma con quella che volete recuperare da terra. Hanno semplificato il rompicapo dei Fortbyte della lastra a pressione a no del quartiere, ragazzi, a nord-ovest del quartiere. Quindi è più facile ottenere adesso il Fortbyte, quello dove dovevamo essere in tre per prenderlo. Prestazioni, ragazzi, ottimizzate. Anche al rendering dei muri costruiti da un giocatore per evitare la presenza di migliaia di pezzi da costruzione nelle fasi finali, quindi è più veloce soprattutto in endgame quando i fight sono molto più in close, diciamo, più reattivi. Ecco, hanno migliorato anche tante cose nel reparto audio. Il suono del lanciagranate e della granata è stato migliorato, hanno aggiunto un loop di funzione a distanza ravvicinata che si attenua però in base al raggio di danno, quindi sentiamo meglio. Nell'interfaccia utente è possibile nascondere la barra di salute del veicolo se vi dà fastidio, e la barra di salute del veicolo che compare sopra la salute rimane invisibile nell'interfaccia, ovviamente se la vogliamo nascondere. Modifiche e miglioramenti per tutti i giocatori da mobile, quindi più velocità anche per dispositivi un pochettino più datato, risolti i problemi che davano con le animazioni di schieramento del deltaplano e l'icona del costume meraviglia che veniva visualizzata pixelata. Arriva invece, ragazzi, la nuova il nuovo minigame caccia all'oggetto nella modalità creativa. Nascondetevi in piena vista. In poche parole, abbiamo già visto, ragazzi, nei miei video precedenti che c'era il Prop-O-Matic, quindi questa specie di pistola che vi permette di trasformarvi in qualsiasi oggetto presente in game. Da adesso sarà disponibile nella creativa e hanno aggiunto delle nuove isole, tra cui l'isola vulcanica che ha tutta la base in lava. Tanta roba, ragazzi. Modifiche e migliaia di update anche per la modalità creativa, ragazzi, in sé ve ne dico giusto alcuni perché sono tantissimi. Hanno aggiunto nuove impostazioni per applicare danni ai giocatori quando colpiscono qualcosa, quindi se volete fare dei danni da impatto. Il filtro bersaglio danneggia l'utilizzatore in maniera facoltativa. Adesso il danno è limitato a sé solo in certi tipi di personaggi. Hanno minchiato, non so cosa voglia dire. Inoltre hanno aggiunto degli effetti durante la rigenerazione e l'effetto del lampeggio dorato per indicare quando un giocatore è invincibile dopo la rigenerazione, ragazzi. Hanno aggiornato un botto di armi, l'oggetto Matic, che sarebbe il proprio Matic, in poche parole. Trasformatevi in oggetti per nascondervi dagli avversari, mirate agli oggetti d'ambiente e nelle vicinanze e azionate l'oggetto Matic per assumere l'aspetto dell'oggetto desiderato. Hanno inserito la galleria oggetti esterno residenziale, oggetti interno, oggetti contenitore. Hanno bloccato la posizione per restare perfettamente immobili e mimetizzarvi. E tra l'altro, per quanto riguarda il telefono, nella modalità degli strumenti in creativa, certi oggetti d'ambiente e di unità di costruzioni che non venivano evidenziati, adesso invece non hanno più problemi. Il telefono non eliminava gli oggetti, hanno risolto anche questo bug e hanno aggiunto un botto di prefabbricati. Il trono, il vulcano, la particella ball, le rocce geyser, le varianti colorate alla tenda, il nome della galleria sfida in galleria collezionabili. Modifiche anche ancora di tutti i dispositivi, ce ne sono veramente una marea, ragazzi. Non posso stare qua a dirvele tutte perché sarebbe assurdo. Io continuo a leggere, ragazzi, una patch incredibile. Ovviamente anche su Save the World arrivano le nuovi war games, la resistenza scudo antitempesta, tornano i comandanti cromati, quindi presso fuso e
la tizia che non mi ricordo come si chiama, comunque avete capito chi sono, e nuove missioni e sistemi, ragazzi. Insomma, una patch che non vedo l'ora che sia giocata, sia per il Battle Royale che per Save the World. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e adesso ci godiamo in live un po' di leaks. Ciao, a fra poco, ci siamo qua, siamo.